Il PDL presenta due proposte di legge su due argomenti di scottante attualità: ridurre i costi della politica e la nuova legge elettorale. In particolare, come fate? Allora, la prima riguarda una modifica dello statuto in cui si introducono norme che vanno verso un recupero di costi. In particolare, noi proponiamo di ridurre il numero degli assessori dagli attuali 12 a 8 e soprattutto di mettere un limite massimo agli assessori esterni, che sono come se fossero dei consiglieri aggiunti. Oggi sono 6, noi mettiamo un limite di 4. In più, questa riforma potrebbe andare in vigore da subito, quindi dall'inizio del 2012, e i risparmi essere notevoli in 4 anni. Poi proponiamo di abolire la consulta statutaria con risparmi di altri circa 100.000 euro, forse più, e di accorpare il garante dei minori col difensore civico, quindi altro risparmio. Inoltre, mettiamo un limite attuale al numero dei consiglieri, che è di 50, nello statuto lo portiamo a 40, e di conseguenza abbiamo fatto la legge elettorale nuova. Presentiamo una legge che abolisce il listino, che mette uno sbarramento del 5% alle liste presentate all'elezione e che lascia invariato il sistema della preferenza.